Spostiamo sul tema dell'agricoltura, agri-food. Quindi abbiamo con noi Franco Fazio dell'Università di Scienze Gastronomiche, Buongiorno a tutti. online. Grazie, buongiorno Franco. Buongiorno. Salve. Quindi ci parla da Pollenzo direttamente o no? Vi parlo direttamente da Pollenzo, sì. Ok. E poi Paola De Bernardi dell'Università di Torino, che è qua, ecco, dopo. Ok, benvenuta anche a lei. Bene, allora prendiamo in mano il tema dell'agricoltura, ricordiamoci che è fondamentale per la nostra sopravvivenza in tutti i sensi, giusto? Franco, a Direi voi. assolutamente di sì, il cibo, come dire, tocca la pancia di tutti, quindi è effettivamente una leva per il cambiamento, direi. Assolutamente, anche se ricordo che Harari nel suo bellissimo libro Homo Sapiens dice che l'economia agricola è stata un gran problema per l'uomo, perché ha iniziato a curvarsi, abbassarsi, a capire quanto è difficile, corretto, fare agricoltura. Però le lascio la parola. Sì, guardi, faccio la battuta. Si dice in piemontese che la terra le bassa, ed effettivamente per certi versi io sono convinto che anche la transizione ecologica sia bassa. Richiede che spieghiamo la schiena e mettiamo in discussione tante, come dire, abitudini consolidate. Io, se siete d'accordo, condividerei appunto lo schermo perché ho una presentazione di supporto, giusto? Faccio io, chiedo alla regia. La regia aiuta Franco oppure? Sì. Vedete? Grazie. La vediamo forte e chiaro. Perfetto, vedete anche il mio schermo? Vedete le slide? Scusate. Dunque, quindi le sta gestendo lei, Sì, non mi dalla regia. Ok, sto stiamo vedendo gestendo proprio lo schermo. Il PDF. Quindi vedete appunto il PDF della slide, ok? Posso andare avanti? Sì, assolutamente. Perfetto, allora prenderò questi 15 minuti, insomma, cercando di raccontarvi e di farvi entrare un po' in quello che è il mondo dell'economia circolare applicata al food system. Prima di tutto mi sembra doveroso ringraziare Tondo per l'invito, insomma, a questa importante giornata. Mi spiace non essere lì con voi, ma le dinamiche, diciamo, pandemiche, le dinamiche universitarie non me l'hanno consentito. In questi 15 minuti, il tema è quello di condividere con voi anche quello che può essere considerato un patto intergenerazionale, perché se è vero che come dire, il fenomeno dello spreco, alimentare su larga scala, no? Lo possiamo posizionare temporalmente tra il 1946 e il 1964, ovvero diciamo quell'epoca che viene definita dei baby boomers. La realtà è che poi nessuna delle generazioni successive, X, Y o Z, poi ha fatto molto per cambiare quella che sembra essere un'abitudine consolidata, insomma, di generare scarti alimentari che sono ovviamente sia a fine vita come lungo la catena di produzione e di distribuzione. Dunque, in sostanza, eventi culturali come quello di oggi, di sensibilizzazione, sono cruciali, a mio parere, essenziali per invertire proprio questa tendenza di una crescente indifferenza, no? Che ha caratterizzato le ultime decadi sul fatto di generare immense quantità di scarti di cibo, che corrispondono anche, a più del necessario. E fondamentalmente buona parte del pianeta parallelamente soffre di fame. Ecco che se ci pensate, forse lo citava anche lei, no? Ci siamo autoconferiti a un certo punto l'appellativo di Homo sapiens, ma io credo che il problema è che sono ancora in tanti quelli che credono che sia possibile un modello di economia dai confini infiniti su un pianeta che evidentemente ha risorse finite. Quindi il tema sapiens forse è da ridiscutere. Il mio intervento di oggi, in effetti, va nella direzione di puntare a rinnovare un po' di buonsenso per rigenerare anche sensibilità perdute. E con questa finalità, in sostanza, ho rieditato la famosa frase di Cartesio, proponendovi di farla vostra, ve la offro in questo senso, perché se ci pensate. E se siamo veramente esseri pensanti, insomma, non possiamo che agire in maniera sostenibile, considerando che
l'uomo è inserito in un determinato ecosistema e dunque dipende anche dallo stesso. Certo si potrebbe dire che, o qualcuno potrebbe dirvi che agire quotidianamente in maniera sostenibile, per farlo insomma bisogna avere a disposizione l'informazione, bisogna avere un buon esempio da seguire, o anche c'è qualcuno che dice un mucchio di soldi, ma io credo che come dire, in un'epoca in cui siamo bombardati da notizie più o meno di qualità, prima di tutto dobbiamo imparare ad amministrare la verità che ci viene raccontata, perché un'economia circolare, un'economia sostenibile può essere soltanto un'economia della conoscenza, e in giro purtroppo ci sono molte falsità. Ma una breve prefazione prima di commentare insieme alcuni dati, alcuni progetti, in maniera che possano essere per voi di ispirazione, insomma. Negli anni del boom economico effettivamente abbiamo permesso alla specializzazione di prendere il sopravvento sulla visione di insieme, no? La produttività sulla qualità della vita dell'uomo e dell'ambiente, il rendimento, diciamo, sul benessere. Ecco, in pratica abbiamo concesso a logiche lineari di pensiero di imporsi su degli scenari sistemici. E da questa contrapposizione sono emerse evidentemente delle sofferenze a più livelli. Ecco, guardando queste immagini potete, come dire, facilmente intuire come ci siano delle similitudini fra l'umanità e la natura, no? Queste similitudini sono impressionanti, fisicamente, insomma, esteticamente, energeticamente, si ripetono schemi, modelli e dinamiche. Eppure c'è un qualcosa che ci differenzia, che cioè il fatto che come umanità tendiamo costantemente a scomporre, diciamo, quella complessità che ci circonda in logiche lineari di pensiero. Ecco, questo è un elemento che riassume bene, una considerazione che riassume bene anche l'antropologo britannico Gregory Bateson, no? In un libro che è del 72 che si intitola Verso un'ecologia della mente. Lui diceva: i maggiori problemi del mondo sono il risultato della differenza tra come la natura funziona, ovvero come sistema, e come il mondo e le persone pensano, ovvero in maniera lineare. Ecco che, insomma, senza dubbio ne è un esempio di questa modalità di ragionamento proprio il modello economico che ha denominato negli ultimi secoli, no? Definibile come economia lineare, non mi dilungo su questo ovviamente, però è un modello che una volta, come dire, saturate le esigenze primarie, ha incominciato anche a creare bisogni secondari per garantire la creazione della produzione, la continuità della produzione, creare meccanismi di credito per sostenere i consumi, creare meccanismi di debiti pubblici, diciamo, per stimolare la domanda, no? Insomma, questo modello economico a cui ci stiamo opponendo, proponendo una visione circolare, in generale ti costringe alla continua produzione, anche se non hai bisogno, ma il problema è che in più lo facciamo pure in maniera lineare, no? Compromettendo in maniera irreversibile quelli che sono i rapporti col miglior fornitore di materia prima che il genere umano conosca, che evidentemente è la natura. E quindi è evidente, insomma, che c'è bisogno di un cambio di paradigma, specialmente quando parliamo di food system, e questo perché partire dal cibo vuol dire mettere in discussione un paradigma economico-culturale, vuol dire fondamentalmente riportare l'attenzione alla biodiversità, alle comunità, a quelle che sono la qualità delle relazioni, e c'è chi dice anche alla sostanza dei comportamenti. Il punto iniziale è quello di trovare un linguaggio comune che metta, come dicevo all'inizio, un po' in discussione alcune abitudini consolidate nel tempo che per certi versi sono effettivamente il vero ostacolo allo sviluppo sostenibile. È evidente che quindi il primo terreno da arare, e se vogliamo sostenere e promuovere l'economia circolare, è quello di comprendere che siamo un unico sistema interconnesso. Non possiamo applicare logiche lineari a un contesto produttivo che le stesse parole food system ci dicono chiaramente che abbiamo a che fare con un sistema, e quindi di conseguenza l'attuale sfida dell'economia circolare applicata al cibo è evidentemente quella di rivoluzionare il modello produttivo a partire da una corretta gestione del capitale naturale, a cui è associato quello culturale ed economico, rispettando dei limiti planetari ed offrendo al tempo stesso uno spazio equo alla società civile. Ecco, questi concetti sono ovviamente presi e ripercorsi parzialmente anche nel libro che ho scritto nel 2018, che si chiama Circular Economy for Food, il libro che ha dato il nome
all'ambito scientifico dell'economia circolare applicata al food system, ma come dire, non siamo qui per far pubblicità al libro, ma per capire che la circolarità prima di tutto ci appartiene, dal momento stesso che in qualche maniera stiamo parlando del semplice concetto di metabolizzazione, no? Che appartiene tanto all'atto del mangiare un qualcosa quanto alla plurimenzionata linea guida dell'economia circolare, che ci dice che un output, uno scarto, deve diventare appunto un input in un ciclo biologico e tecnologico, come mostrava il precedente relatore nella Butterfly Diagram del MacArthur Foundation. Dunque, cosa giungiamo a capire in questa maniera? Beh, prima di tutto visto che non ci permettiamo di ingerire sostanze non metabolizzabili, perché insomma il nostro organismo non sarebbe in grado di metabolizzarle, beh, così non dovremmo fare neanche mangiare alla società diciamo sostanze non metabolizzabili, e quindi mettere nel metabolismo ad esempio urbano di Milano, visto che l'evento avviene lì oggi, qualcosa che il comune non digerisce, permettendoci tra l'altro pure di sovrasfruttare quel tessuto ecologico che sostiene la vita su questo pianeta. È una semplicissima regola, ma poiché il cibo è dimostrato scientificamente che è unità base di connessione di tutti i 17 Sustainable Development Goal, quindi una leva trasversale, beh, questo tema, se toccato in chiave circolare, parte dalla pancia di ognuno di noi, ma tocca tutte le questioni centrali di questa società moderna che ama definirsi 4.0. Quindi, per fare qualche esempio, dalla sicurezza alimentare che è compromessa senza la protezione degli ecosistemi oceanici, poiché 3,2 miliardi di persone dipendono sulla terra dal pesce e costituisce il 20% dell'apporto di proteine animali, la salute degli ecosistemi terrestri, il tema dell'agricoltura che è imputabile circa 70% dei consumi totali da parte dell'uomo dell'acqua. Insomma, le connessioni, non vi tedio su questi dati, ma sono evidenti e sono scientificamente provate. Tutto è incredibilmente connesso al cibo. Detto ciò, dove stiamo andando, visto che mi si veniva chiesto, insomma, dove stiamo andando come Circular Economy for Food? Beh, con l'obiettivo di scoprirlo, insomma, dal 2018 in avanti, io mi sono messo con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenza a monitorare gli attori che praticano la Circular Economy for Food all'interno, appunto, del food system. E quello che risulta è un quadro in cui appare evidente che chi si sta occupando di Circular Economy nel food system pone purtroppo ancora poca attenzione a salvaguardare la base della torta, di questa torta che si chiama The Wedding Cake, che di nuovo ci ha regalato Johan Rockstor e Palve Sacted. Ma cos'è la base di questa torta? Beh, la dimensione della biosfera, no? Che contiene e supporta il piano sociale e quello economico. Questo nuovo paradigma, se non gestito bene, rischia di diventare un modello purtroppo che favorisce un approccio manipolativo del rifiuto, situazione che paradossalmente potrebbe portare a un'accelerazione, diciamo, dell'obsolescenza programmata. Non mi stancherò mai di dirlo, perché l'obsolescenza programmata è come un virus progettato per rendere l'economia dinamica nel tempo, senza però preoccuparsi di quante risorse abbiamo a disposizione. Ecco che dal 2018 in avanti abbiamo lavorato come Ateneo alla diffusione, diciamo, di una nuova definizione di Circular Economy for Food, per evitare che anche questi termini di circolarità applicata al cibo, come la stessa parola sostenibilità, insomma, perdessero di senso. E allora abbiamo lavorato su 3 C che secondo noi definiscono le priorità da prendere in considerazione nella Circular Economy for Food: quella di capitale nelle sue declinazioni di naturale, culturale, economico e relazionale, e che dal nostro punto di vista è il punto di partenza, e come le sue componenti, come sostenibilità ambientale, economica e sociale, sono evidentemente anche questi capitali inscindibili tra loro. Il tema della ciclicità, ovvero nelle sue diverse modalità esecutive, rappresenta invece il metodo di lavoro che, in chiave rigenerativa, cioè racchiude al suo interno 3 concetti fondamentali per la circolarità, quali l'estensione di responsabilità, la metabolizzazione che ho citato poc'anzi, il tema della rinnovabilità, ad esempio nel settore dell'energia. E infine la C di coevoluzione, cioè indica quell'insieme di priorità e condizioni che deve avere una progettazione per essere ritenuta circolare, ossia l'adesione a un paradigma collaborativo, sistemico, che
come dire, attraverso una logica win-win, fondamentalmente generi una soluzione vantaggiosa per tutti, compreso l'ambiente, tornando in questa maniera in ottica circolare, una logica lineare al capitale naturale. Ecco, qui trovate tutta una serie di link e pubblicazioni che approfondiscono le 3C della Circular Economy for Food, ma in questa sede, insomma, ci tengo a dire che per non lasciare le parole, che le parole, insomma, non abbiano sostanza, faccio velocissimo, negli ultimi minuti che mi rimangono, qualche esempio di applicazione di queste 3C per renderle con voi concrete. Ecco, ad esempio qui il concetto di ciclicità è stato utilizzato per spiegare come sia possibile valorizzare ogni parte di un prodotto edibile. Nella case history, sono tutte case history che personalmente ho coordinato e realizzato, insomma, in questa case history che vi mostro abbiamo lavorato sulla zucca, un prodotto che, insomma, in tutte le sue parti, fra cicli brevi e lunghi, può essere valorizzato in ogni sua eccedenza, può essere utilizzato al 100%, non generando per niente rifiuti. A questo proposito stiamo lavorando come Ateneo a scrivere le linee guida della cucina circolare per definire meglio in pratica che cosa vuol dire applicare la circolarità in cucina. Lo stesso ragionamento di ciclicità, la stessa C di ciclicità, può essere applicato a un menù circolare ed è quello che facciamo praticamente ogni giorno nella mensa universitaria delle scienze gastronomiche, denominata tavole accademiche, dove lavoriamo praticamente anche sulla selezione dei fornitori applicando la C di capitale naturale e culturale proprio per selezionarli. Con questo progetto invece europeo che si chiama Life Foster, che è una ricerca appunto Life finanziata dalla Commissione europea, ci sono realtà italiane, spagnole, francesi e maltesi che attualmente sono impegnate nella formazione di formatori nella ristorazione collettiva per sensibilizzare sullo spreco alimentare come grave problema della ristorazione e ovviamente vedere come ridurlo, prevenirlo, ma anche riutilizzarlo in chiave di circolarità. Tra le iniziative sviluppate c'è questa applicazione web che si chiama Food Waste Flow Balance, che traccia i flussi di materia prima che entrino dentro il ristorante o in una mensa e traccia lo spreco medio connesso a fine servizio. È un'applicazione web che, una volta inseriti i dati, ti dà informazioni sulla quantità di rifiuti associati a determinati menu, sull'impatto ambientale generato dai rifiuti dei singoli piatti e del menu in generale, con un focus anche su energia e acqua e ovviamente il valore economico associato allo spreco. Insomma, grazie all'attività di questa ricerca Life Foster abbiamo ottenuto una riduzione del 5% della qualità dei rifiuti prodotti in 15 centri di formazione, e ciò ha consentito fondamentalmente un risparmio del 3% dal punto di vista economico. Quindi sostenibilità ambientale e sostenibilità economica vanno di pari passo se la circolarità è progettata in chiave sistemica. Insomma, questa è una ricerca che facciamo rientrare sotto la C di coevoluzione, perché è importante ricordarlo, come ho detto in precedenza, insomma, un'economia sostenibile è solo e può essere soltanto un'economia della conoscenza, e acquisire questo genere di informazioni in cucina velocemente è certamente un aspetto rilevante per sensibilizzare su ricette fattibili che riducono lo spreco in cucina. Recentemente abbiamo realizzato, ad esempio, anche con un'azienda che si chiama Bibendo, un'importante azienda italiana di ristorazione collettiva, ed un'altra che si chiama Novomont, che è leader europeo nella produzione di bioplastiche, per un evento che si chiama Ecomondo, in sostanza, un servizio innovativo di Circular Economy for Food Catering. Abbiamo completamente rivisto il tema dei catering, in cui il menù è stato completamente ripensato in chiave circolare, componendo particolare attenzione al tema della biodiversità naturale e culturale, proprio per la scelta dei fornitori. Fornitori che condividevano evidentemente gli stessi valori. Tante altre iniziative legate a questo catering che non sto a descrivervi qui oggi, ma passo e vado verso la conclusione a una ricerca che si chiama Fusilli, di cui sono molto orgoglioso, una ricerca europea, un Horizon 2020 che è finanziata dalla Commissione europea e che vede il dialogo di 12 città europee, tra cui Torino, Roma, Oslo, San Sebastian, Atene, eccetera, eccetera, per lo sviluppo di
living lab che promuovano la circolarità nei contesti urbani. In particolar modo come scienze gastronomiche nella città di Torino stiamo sviluppando due nuovi concept, uno di bar e uno di ristorante circolare. Fondamentalmente due nuovi circular bar, circular business model legati ad esempio anche al modello Ratepayer Caffè che abbiamo visto in precedenza, per ridurre gli sprechi alimentari ma anche per coinvolgere la comunità nelle attività. Grazie. D'altra parte, Marco, dobbiamo stringere, le chiedo perché abbiamo sforato di molto, se riusciamo a correre. Assolutamente. D'altra parte, le prometto che ritorniamo sul tema perché ne ha talmente toccati tanti che assolutamente la sentirò. Guardate, chiudo semplicemente con questa battuta. Il tema era quello di dimostrarvi in sostanza che la circolarità nell'ambito del food system è assolutamente un'opportunità. Questo è evidentemente il momento di ripensare questo modello produttivo associato al cibo. Ci tengo a dire che nessuno si senta escluso, perché la storia fondamentalmente questo cambiamento la fanno tante piccole abitudini messe insieme, non un'unica impresa. Grazie ancora, scusate. Grazie, economia circolare è in mano a tutti noi, quindi l'appello del professore è fondamentale.